Buongiorno a tutti. HTI Technology nasce oltre 38 anni fa, non mi ricordo se era il 13 o il 17 di gennaio, però era sicuramente un venerdì e quindi questo ci ha portato molta, molta fortuna ed abbiamo incominciato a lavorare in un mercato che era sostanzialmente diverso da quello di oggi, ma tutto sommato certe esigenze si possono ricondurre agli stessi concetti. Allora si parlava di informatizzazione delle aziende, abbiamo lavorato all'inizio per aiutare le aziende a portare l'informatica all'interno e a trasformare certi processi che erano molto manuali in processi più automatizzati, più informatizzati. Oggi si parla di digital transformation, siamo in una fase evidentemente successiva, ma ancora una volta si parla di standardizzazione e di automatizzazione dei processi aziendali per fare in modo che sia più semplice e più efficace l'attività che viene svolta dalle persone. Noi siamo circa 120 oggi persone distribuite su due uffici a Milano e Roma e abbiamo clienti dispersi un po' in tutto il mondo, oltre che in Italia, anche al di fuori dei confini italiani. Operiamo con una struttura no, nostro fiore all'occhiello conta un terzo delle risorse che sono quote rosa e lavoriamo su tre canoni principali. La base di tutto è SAP, che è il nostro strumento sul quale l'ERP che andiamo a implementare, la soluzione che andiamo a implementare presso i clienti per trasformare il loro modo di lavorare. Una seconda struttura che si occupa di tutta la business transformation e quindi dell'aiutare le persone, i clienti e le organizzazioni a lavorare in maniera diversa grazie allo strumento informatico. E finalmente la terza struttura che si occupa di innovazione, quindi di integrare quelle soluzioni specifiche che sono l'artificial intelligence piuttosto che la BI, piuttosto che l'RFID, piuttosto che altre soluzioni abbastanza evolute, integrate con la soluzione SAP in modo da aiutare ulteriormente l'operatività dei nostri clienti. Su questi temi adesso scenderà sicuramente Giancarlo, che è il nostro direttore generale, oltre che evidentemente il mio grande amico. Grazie. Allora, il nostro ruolo come partner SAP, un ruolo come sottolineava Vittorio, a 360 gradi. Siamo in grado di fornire ai nostri clienti competenza sulla parte implementativa, organizzativa e siamo VAR Gold di SAP, quindi riusciamo a rivendere le soluzioni software e, ultimo non ultimo, anche abbiamo competenze in ambito cloud. Logicamente la nostra consulenza si divide in tre pillar. La parte innovation, appunto, è quella che sviluppa app, piuttosto che si occupa di sviluppare soluzioni in ottica Industry 4.0, machine learning. Abbiamo professionisti che sono in grado di fare consulenza anche dal punto di vista della business intelligence, sfruttando anche strumenti di intelligenza artificiale. Abbiamo il nostro core business, quindi la consulenza sulla parte ERP, SAP, con eccellenze nelle varie aree, dall'amministrazione, finanza e controllo, alla logistica, alla supply chain, con soluzioni anche molto, molto evolute. E abbiamo un unit che si occupa di change management. Sempre più spesso la trasformazione organizzativa di flussi, di processi, diventa fondamentale per i nostri clienti per raggiungere l'eccellenza che ci si aspetta. Sicuramente anche in quest'area riusciamo a dare la nostra professionalità. Quindi, un partner a tutto tondo, la nostra leadership è riconosciuta anche da SAP, che spesso ci ha premiato a livello nazionale e internazionale per le nostre capacità, e quindi siamo il partner di riferimento per i nostri clienti in un processo di trasformazione, una trasformazione che appunto guidiamo e spieghiamo al nostro cliente tipo affinché riesca a raggiungere e affermarsi sul mercato sfruttando appieno le potenzialità della trasformazione tecnologica e della trasformazione organizzativa. Quindi innovazione e semplificazione.
Quindi, in sostanza, per dirla veramente in poche parole, noi siamo da 38 anni il driver per i nostri clienti della digital transformation, soprattutto aiutandoli nel rendere i processi efficaci, digitalizzati, innovativi e semplificati.